ragazzi, oggi allenamento faremo la schiena, ok? Sarà un allenamento tutto sullo spessore della schiena. Quindi primo esercizio, tra Z-bar davanti, saranno 5 serie da 8 col peso fisso e pause da 1 minuto e mezzo. Questo esercizio è tenere sempre il petto alto e chiudere bene le spalle, ok? E la spalla portare proprio quasi davanti al petto. Secondo esercizio, super rowing, anche qui saranno 5 serie da 8. Questo è proprio un ottimo esercizio proprio per lo spessore, per tutto il blocco alto della schiena, ok? È importante che qua, quando si arriva su, alzare bene il petto e chiudere bene quelle spalle, ok? Staccare il meno possibile il petto dalla macchina, cioè cercarlo di alzare ma non staccarlo completamente, sennò si va a tirare troppo con la schiena bassa, ok? Terzo esercizio, sempre invece per lo spessore, proprio sotto il centro schiena, l'altezza del centro schiena, arrivare fino sotto, è pull down in appoggio su panca 45. Quale serie? Sono 5 serie da 8-10 ripetizioni. Partire con i gomiti larghi, ok? Poi tirare, chiudere i gomiti, alzare il petto. Quarto esercizio, fermatore con bilanciere dritto, qui le serie saranno anche qua 5 serie da 8 ripetizioni, ok? Devo cercare di tenere la schiena più piatta possibile e cercare di dar bene la contrazione in cima, ok? Io su questo esercizio adotto un piccolo piegamento delle gambe leggermente quando scendo per proteggere la schiena, quindi se vedete faccio una leggera flessione verso il basso col sedere, solo perché quando sono in posizione che scendo per non picchiare sulla schiena, ammortizzando tolgo il carico dalla bassa schiena, ok? E quindi questo mi protegge la schiena, quindi non mi sono mai fatto male alla schiena, adesso mi faccio male oggi in tutti gli anni nonostante caricavo, perché con quel leggero piegamento protegge veramente tanto la schiena bassa, ok? Quinto esercizio, pull in basso col triangolo però impugnatura molto larga, proprio per lavorare bene sullo spessore della schiena, perché con l'impugnatura larga riuscite a sentire più la contrazione proprio su tutta la schiena, anche la parte alta e esterna della schiena, quindi è una contrazione completa, ok? Invece con quello stretto si lavora più sulla parte, diciamo, centrale, lavora sempre tutta la schiena, però con quello stretto non si riesce a aprire bene come l'impugnatura larga, ok? Quindi è una variante, eh? Sono 5 da 8 che qua con 1 minuto e mezzo di pausa. Ultimo esercizio, stacchi da terra completi, saranno 5 serie da 6, ok? È importante piegare bene le gambe, arrivare bene in cima e contrarre la schiena, ok?